Avviate dalla Vestas le procedure di licenziamento per i 147 dipendenti della sede di Taranto. L'azienda danese produttrice di pale eoliche ha comunicato la decisione di chiudere lo stabilimento tarantino ieri sera ai sindacati di categoria, nello stesso giorno in cui sono partite le 13 settimane di cassa integrazione ordinaria richieste per 120 unità a causa del calo di commesse. Il GIP Todisco concede al commissario Bondi la facoltà d'uso delle navi dell'Ilva Servizi Marittimi, società finita sotto sequestro ad opera dei finanzieri lo scorso mese, purché vengano utilizzate sotto il controllo del custode Tagarelli solo per attività indispensabili al funzionamento dell'acciaieria. Il GIP ha inoltre confermato il sequestro preventivo per equivalente disposto a maggio sui beni del gruppo Riva. Inoltre sono state depositate le motivazioni del Tribunale del Riesame circa le ordinanze con le quali sono stati concessi gli arresti domiciliari a 4 dei 5 fiduciari della famiglia Riva. Uno è stato rimesso in libertà, considerati il governo ombra dell'Ilva. Nei loro confronti emergono comunque gravi indizi di colpevolezza. Le Fiamme Gialle della tenenza di Manduri hanno denunciato a vario titolo 5 persone per dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa presentazione di dichiarazioni, emissioni di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e occultamento di scritture contabili in seguito ad una verifica fiscale nei confronti di un'azienda delle lavorazioni metalmeccaniche. È stato accertato che l'impresa ha sottratto a tassazione ai fini delle imposte dirette e non ha contabilizzato ricavi per complessivi 1.400.000 euro, non ha effettuato versamenti di ritenute nei confronti dei lavoratori dipendenti per circa 22.000 euro ed evaso IVA per circa 310.000 euro. Inoltre l'azienda metalmeccanica aveva anche emesso fatture false per circa 400.000 euro in favore di altre imprese operanti nelle province di Taranto, Brindisi e Cosenza. Per l'impiego di un lavoratore in nero è scattato inoltre l'avvio delle procedure per l'irrogazione della maxi sanzione prevista dalla normativa sul lavoro. Omicidio volontario è la nuova accusa formulata dal PM Maurizio Carbone, emessa dal GIP del Tribunale di Taranto Pompeo Carriere ed eseguita oggi dai carabinieri di Massafra nei confronti del 24enne Cosimo De Biaso, già ristretto in carcere dallo scorso 16 settembre, ritenuto responsabile della morte della fidanzata convivente Ilaria Pagliarulo, ventenne originaria della provincia di Como, avvenuta il 23 settembre dopo una settimana di agonia. Gli altri reati contestati al 24enne sono di tentato omicidio della madre della ragazza, detenzione e porto illegale di arma e di spari in luogo pubblico, fra l'altro aggravati dal fatto che era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. La scorsa notte i carabinieri della stazione di Marina di Ginosa hanno arrestato per rissa aggravata 5 cittadini del Bangladesh, tutti ambulanti provvisti di regolare permesso di soggiorno ed incensurati. Dopo la segnalazione della lite al 112, i militari sono giunti sul luogo indicato ed hanno trovato 6 soggetti stranieri che si picchiavano con pugni e calci. Alcuni erano armati di bastoni e bottiglie di vetro, poi sequestrati, ed hanno accennato una breve fuga alla vista dei carabinieri. Sedata la lite è stato allertato il personale del 118 che ha provveduto a trasportare presso l'ospedale Santissima Annunziata uno dei 6 che aveva riportato un trauma commotivo ed alcune ferite lacero-contuse. Sequestrati i bastoni e le bottiglie, futili motivi e contrasti legati alla loro attività di ambulanti alla base della rissa.